Avete voglia di ballare, bambini? Ma per farvi ballare, allora voi dovete sapere che io non so né cantare e né ballare. Michele sa cantare e ballare, oltre a recitare, a fare tante 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 cose. Teresa è troppo buona, bambini. No, io dico la verità, sempre. Anche quando fa male, purtroppo. Questa sera Teresa invece ballerà insieme a voi. Okay. Io mi metterò in un angolino, vi osserverò, cercherò di fare quello che fate voi, imparare i passi dalle nostre ballerine. Dovete sapere che la nostra... Infatti stasera Teresa si è vestita proprio come voi, come una bambina. Vedete com'è, allora, carina? Voi dovete sapere che i patti non erano questi, i patti erano altri. Che io facevo la bambina e lui faceva il bambino. Poi è successo qualcosa che ci ha impedito di fare questo. Quindi io sono rimasta... bambina? E io non cieco, perché lo puoi mandare fino a qui prima, eh? Non è che ho fatto... E lui è diventato il principe Hans. Quindi, visto che le nostre ballerine sono pronte, io direi di iniziare ad alzarci tutti in piedi. Su, su, tutti in piedi. E di iniziare a ballare con un ballo che voi conoscete tutti, perché la scorsa estate, ragazzi, ci ha fatto scatenare tutti. Lo avete ballato tutti. Quindi stasera voglio vedervi attivi. Lasciamo il corridoio aperto, genitori. Lasciamo il corridoio aperto. Sempre aperto, bambini. Mettiamoci sui lati, posizioniamoci sui lati. Antonio, che è dietro le quinte, DJ Kovac con la sua musica, inizierà con un brano che, diciamo così, è un brano che ci sta anche con il nostro tema, con l'amore della giornata. Esattamente, esattamente. Con rispondere all'amore si può. E io chiamerei le nostre ballerine insieme al nostro fantastico primo ballerino, Carmine. Guarda ballerine, guarda la musica! Yeah.
sono stato.